Buongiorno e ben ritrovati su Telecosta Smeralda per una nuova edizione del nostro magazine. In primo piano il turismo di Alghero del nord Sardegna in generale, che fa registrare ottimi numeri. Anche a settembre, nello specifico, la città di Alghero si conferma regina delle vacanze anche a settembre 2024, dopo gli ottimi numeri sia del 2023 ma anche dei primi mesi dell'estate. Vediamo. Alghero è la regina delle vacanze anche a settembre 2024. Dopo gli ottimi numeri registrati nell'estate 2023 e a giugno e luglio di quest'anno, anche il nono mese del 2024 è stato da incorniciare per il nord Sardegna e nello specifico per la città di Alghero. Lo confermano i dati delle stesse strutture del nord-ovest dell'isola, elaborati dagli uffici di Federalberghi Confcommercio Nord Sardegna. Sono stati campionati 136.590 posti letto su base mensile per quasi 10.000 arrivi nazionali e oltre 19.000 internazionali. Per l'intera provincia di Sassari, l'indice di riempimento delle camere, ottenuto dalla frazione tra camere occupate e totale camere disponibili, ha registrato l'80,23% contro il 76,71% dello stesso mese del 2023. Tra questi dati, però, spicca ancora una volta Alghero, con oltre l'85% di camere d'albergo occupate sul totale disponibile, superando l'80% di settembre 2023. In flessione i numeri di Sassari, Castelsardo, Stintino, Valle d'Oria, Golfo dell'Asinara e le aree interne, con la percentuale che dal 69% dello scorso anno si è abbassata al 68%. Alghero traina l'occupazione alberghiera della provincia di Sassari, raggiungendo le occupazioni record anche dell'anno 2022 e confermandosi quindi meta prediletta in Sardegna dai vacanzieri di tutta Europa, sottolinea il presidente della Federalberghi Confcommercio della provincia di Sassari, Stefano Visconti. E tra i comuni citati abbiamo sentito anche Castelsardo, ecco proprio Castelsardo merita un approfondimento che vediamo nel prossimo servizio. La storia di Castelsardo inizia dal medioevale titolo di Castelgenovese, fortezza della famiglia Ligure Doria. Per raccontare la sua storia è doveroso tuttavia raccontare un mito che si lega alla fondazione della città, ma che rimane tale e dunque da sfatare nella sua storicità. La cronologia della fondazione è stata per secoli datata al 1102, per un'erronea interpretazione delle fonti medievali ad opera del documentarista e umanista sassarese Giovanni Francesco Fara. Un anno preciso è difficile da stabilire poiché non esiste la carta di fondazione della fortezza, che viene invece menzionata per la prima volta in un documento del 1272, in una lettera che Carlo d'Angiò, re di Sicilia, inviò al comune di Genova affinché fosse resa giustizia al cittadino di Palermo, Guglielmo di Saint-Gilles, che, approdato a Castelgenovese, fu imprigionato a tradimento nella fortezza. La prima testimonianza certa del dominio dei Doria è addirittura del febbraio 1282, quando vendette a Corrado Malaspina a Castelgenovese, Casteldoria e l'ex distretto di Anglona, ricomprando poi nello stesso anno i due castelli al prezzo di 9.300 lire. Anche i reperti archeologici medievali rimandano proprio agli anni del 200, periodo centrale per la fondazione di altre città quali Alghero, Monteleone e di numerosi castelli dei Doria, della famiglia di Malaspina e di altre potenze signorili della penisola. La svolta per l'affermazione della signoria dei Doria si ebbe nel 1259 con la morte senza eredi della giudicessa Adelasia di Torres. Così le famiglie signorili e le istituzioni intrapresero aspre lotte per la conquista dei territori del giudicato e per la difesa dei privilegi acquisiti. Da qui la necessità di erigere castelli come fortezze di difesa,
ma altresì status symbol di ruoli politici e civili affermati. E dopo questa bella storia dedicata a Castel Sardo, cambiamo argomento, parliamo di imprese femminili, un trend in crescita nell'isola. C'è un ma, vediamo anche nel titolo e scopriamo perché c'è questo ma. Sono 39.566 le imprese sarde a conduzione femminile, il 23,2% del totale delle attività produttive che operano nell'isola. Di queste 6.060 sono imprese artigiane. Nel complesso spicca il dato di 669 realtà femminili che si occupano di attività digitali. È quanto emerge dal dossier Donne Imprenditrici Artigiane, realizzato dall'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, sui dati Istat e Movimprese tra il 2018 e il 2023. L'isola occupa il 13° posto tra le regioni con l'incidenza più elevata di donne imprenditrici. La classifica vede al primo posto il Friuli con il 24,5%, seguito dalle Marche con il 22,8%, l'ultima la Sicilia con il 9,9%. Tra il 2018 e il 2023 il totale delle donne imprenditrici sarde è cresciuto del 2,6%, ovvero di 987 unità, mentre quelle artigiane hanno visto un incremento positivo del 2,7%, equivalente a 166 realtà. Tra il 2022 e il 2023 lieve decremento per il totale imprese donne, mentre sempre nello stesso periodo aumento per le artigiane. Le imprese femminili giovanili sono 4.008, di cui 696 artigiane. Quelle condotte da straniere sono 2.838, di cui 351 artigiane. A livello territoriale a Cagliari operano 16.077 imprese femminili, di cui 2.480 artigiane a Sassari e in Gallura 12.812. A Nuoro 7.556 e a Oristano, infine, 3.111. L'imprenditoria femminile artigiana in Sardegna mostra segni di crescita, nonostante questo però sono necessari ulteriori sforzi per affrontare le disparità di genere nel mercato del lavoro e promuovere una maggiore partecipazione delle donne nell'economia regionale, spiega Norella Orrò, imprenditrice di Carbonia e dirigente di Confartigianato Donne Imprese Sardegna. L'emancipazione femminile ha bisogno di politiche per combattere le disuguaglianze di genere e di maggiori risorse a sostegno della conciliazione vita-lavoro, per aumentare la partecipazione delle donne al mondo della produzione. Abbiamo iniziato il magazine parlando di Nord Sardegna, di Alghero, adesso scendiamo a Cagliari, nel quartiere Poetto. Secondo una nota rivista di Lifestyle, il più ambito per chi vuole cambiare stile di vita. Cagliari ormai sta rientrando d'ufficio tra le destinazioni più desiderate d'Italia. L'hanno scoperta prima i turisti che solo di passaggio la utilizzavano come appoggio per visitare altre mete, per poi scoprirne tutta la sua bellezza, poi le riviste e i siti online dedicati ai viaggi che contano i click su una località piuttosto che un'altra. Il capoluogo sardo, in sostanza, ha sempre più fan, è considerata tra le città migliori per la qualità della vita, tanto che sempre più spesso persone provenienti da altre località italiane la scelgono per trasferirsi e cambiare vita. In una nota rivista di Lifestyle e Viaggi Esquire Italia, un intero capitolo, ad esempio, è dedicato al quartiere del Poetto, quello a ridosso della spiaggia del capoluogo, chilometri di costa bagnata da un mare cristallino, con simpatici chioschi e una macchia mediterranea posta a protezione della spiaggia, che lentamente sta costituendo una vera e propria area verde di grande pregio naturalistico. Un quartiere che una volta era considerato periferico, composto da ville di vari stili architettonici,
iconici che vanno da quello Liberty al più moderno razionalismo, piccole palazzine di grande pregio e ormai dei prezzi altissimi, proprio perché può essere considerata una fortuna vivere a 10 minuti dal centro della città, ma potersi godere il mare semplicemente attraversando la strada, un quartiere dotato di negozi, supermercati e farmacie, mezzi di trasporto efficienti. Dietro, a fare da confine, lo stagno del Molentargius, una meraviglia della natura, con le saline che brillano al sole e i fenicotteri che colorano di rosa le acque che assumono tonalità diverse a seconda della stagione. La rivista di Lifestyle ne esalta le qualità, consigliando però anche quartieri di Cagliari più economici e più centrali come Castello, che guarda il Golfo degli Angeli, o addirittura consigliando le periferie Quarto, Quartuccio, Pirri e Monserrato, non saranno proprio in centro, ma che permettono anch'esse una vita tranquilla, lontano dal caos, dalle metropoli. E restiamo al Poetto, che in quest'autunno è diventato, con Cagliari capitale della vela, tanti eventi sportivi legati al mondo della vela, con i campioni di oggi, abbiamo sentito Marta Maggetti nei giorni scorsi, ma anche del domani, perché c'è Federico Pilloni, già campione del mondo Under 19, che sogna di ripetere le imprese di Marta Maggetti e sogna le Olimpiadi allenandosi nella sua Sardegna. Il mare della Sardegna forge i campioni della vela, quelli del futuro e del presente, come Federico Alan Pilloni, 18 anni, classe 2006, fresco campione del mondo Under 19 nell'IQ Foil, dopo aver vinto nel 2023 il titolo europeo, e che fa parte del progetto Young Azzurra, il programma sportivo dello Yacht Club Costa Smeralda dedicato ai giovani talenti della vela italiana. Per me è un punto di inizio, ho imparato, ho vissuto tantissime esperienze che sicuramente sono una via di lancio per un futuro, spero, nel mondo olimpico. Già con queste gare mi sto avendo un assaggio di cosa può essere una carriera olimpica. E ce la sto mettendo veramente tutta con l'obiettivo di poter partecipare un giorno ai Giochi Olimpici e in generale di crescere come persona, perché credo che tutte queste esperienze servano tanto e sono delle esperienze che rimarranno comunque nel mio cuore per sempre. Il sogno delle Olimpiadi è sempre nella testa di Federico Pilloni, per tutti i freddi, che punta ai Giochi di Los Angeles 2028. Los Angeles è un sogno o un obiettivo? Entrambi, un sogno e un obiettivo, con il giusto impegno, determinazione, sacrificio, testa e cuore potremo arrivarci. E per farlo Pilloni continuerà ad allenarsi nel mare della sua Sardegna, che ormai si è conquistata la definizione di luogo ideale per la vela. Che cosa rende l'isola così speciale? Diciamo una palestra a cielo aperto, perché offre veramente tanti giorni di vento, di onda, sole, caldo, anche d'inverno. Non è scelta solamente per questo evento, ma anche per tantissime nazionali, per team dell'America's Cup, quindi sicuramente un posto veramente importante e perfetto per la nostra disciplina. In queste settimane anche lui è stato protagonista della Sardinia Sailing Cup a Cagliari, che prosegue con i suoi eventi di rilevanza internazionale. E per te che cosa significa poter gareggiare in un contesto così importante nella tua Sardegna? Beh, molto importante, emozionante, stimolante, è sicuramente anche un grande aiuto poter gareggiare in casa, soprattutto in un posto che conosco molto bene. Sono nato qua, ho imparato a fare windsurf qua, quindi è sempre un'emozione poter entrare in acqua, rivivere un po' i ricordi di me da piccolo e inoltre poter conoscere diciamo abbastanza bene Cagliari e tutti i suoi segreti. Era l'ultimo servizio, io vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alle prossime edizioni.